molto bene qui. E il definire i limiti, per quanto è possibile, dell'universo. Dunque, 15 miliardi di anni fa si presuppone sia l'inizio, no? Poi lei ha detto si moltiplica per la velocità della luce, va bene così? Sì, si ottengono 15 miliardi di anni luce. Di anni luce di distanza circa, va bene così? Sì, sì. Però vorrei fare. È finita la domanda, può essere? Sì, no, era questo, cioè voi in parole povere riuscite a definire questa arancia in cui noi siamo, ecco. E poi lei ha detto oltre è un argomento che non vi riguarda, ecco. Sì, beh, non è che non ci riguardi, è che non sappiamo ancora dare una risposta, perché in realtà che l'universo sia in espansione, che sia in espansione da, 15, da circa 15 miliardi di anni, è una cosa ormai, se non sicura, perlomeno accettata dalla grande, la stragrande maggioranza degli astrofisici. E quindi si può dire che è acquisito dalla scienza. Attualmente tutte le acquisizioni della scienza sono provvisorie, possono essere modificate, ma questa sembra abbastanza sicura. Quello che non si sa, e che assolutamente nessuno sa dire in questo momento, è se questa espansione è destinata a continuare indefinitamente oppure a fermarsi. Questo perché si può calcolare questo fatto. Per esempio, se lei ha un sasso, lo lancia verso l'alto, se conosce la massa della Terra, questa la conosciamo abbastanza bene, la massa del sasso non c'entra, è indipendente da questo. Bene, la massa della Terra e la velocità del sasso. Ci sono due possibilità, che il sasso ricada oppure che il sasso non ricada più. Se supera la velocità di fuga non ricade più. Ora, la stessa cosa si può dire dell'universo. L'universo si espande con una certa velocità che noi conosciamo anche se con un'approssimazione più o meno 50%, perché diciamo 15 più o meno 5. Ma diciamo, dentro quei limiti la conosciamo abbastanza bene. Però quello che non conosciamo è la massa dell'universo. Quindi non sappiamo se l'universo continuerà a espandersi oppure se a un certo punto ricascherà su se stesso. La massa dell'universo non è nota perché è già stato accertato che la massa non è costituita prevalentemente, come si credeva sino a alcuni decenni fa, dalla massa delle stelle. Si sa che le galassie pesano circa 10 volte di più di quanto è la somma della massa delle stelle che le formano. Cioè in realtà le galassie non sono formate da stelle. Le stelle ci sono nelle galassie, però ci sono 90% di più che non sappiamo bene cosa sia. Può essere idrogeno, possono essere tante altre cose, ma certamente c'è all'interno di ogni galassia circa 10 volte più massa formata da non stelle che quella formata dalle stelle. Non solo, ma negli ammassi di galassie, cioè quando molte galassie sono vicine, cosa frequentissima, le galassie isolate sono poche, la maggior parte sono a gruppi grandi, negli ammassi di galassie sembra che ci sia dell'ulteriore massa tra una galassia e l'altra, cioè non c'è il vuoto tra una galassia e l'altra. E sembra che questa massa sia molto grande, addirittura sia ancora 10 volte superiore a quella delle galassie. Quindi man mano che si va ingrandendo si ha l'impressione, ma dico l'impressione perché non si hanno delle prove, che la massa dell'universo sia circa 100 volte superiore a quella delle stelle, e in questo caso l'universo finirebbe per smettere di espandersi a un certo punto e dovrebbe ricontrarsi. Siccome però non ci sono delle prove sicure di questo e non si sa neanche che cosa possa essere questa massa nascosta, viene chiamata la massa nascosta o la massa mancante, e si fanno degli interi congressi su questo argomento, se ne è parlato moltissimo anche al congresso di Bologna di alcuni mesi fa, che è stato un congresso internazionale di astrofisica molto importante, vari premi Nobel, persone famose, e persone che noi conoscevamo come libri che invece sono presentati come persone. Perché sì, erano noti per i loro scritti, per i loro libri, ma oppure per il fatto di aver preso il premio Nobel. E questi, anche questi, sì, hanno fatto, hanno discusso anche questo problema, ma è ben lontano da essere risolto. È collegato tra l'altro al problema dei neutrini, di cui si parla ogni tanto, i neutrini che dovrebbero venire dal Sole, ma se ne trova meno di quelli che dovrebbero venire. Non si sa se i neutrini hanno massa o se non l'hanno. Se i neutrini hanno massa potrebbero essere loro la massa nascosta, però non c'è stato dimostrato se ce l'hanno o no. Quindi c'è tutta una serie di problemi, sia di fisica delle particelle, sia di astrofisica ancora sospeso. Quindi non
sappiamo al di là che cosa c'è, forse non c'è niente, forse ci sono degli altri universi, forse non ha senso parlare di al di là, perché può darsi che l'espansione sia infinita e che si espanda all'infinito. Quindi è una situazione questa, no? Ma l'infinito viene supposto in base... Infinito è un concetto che noi abbiamo, che ci distingue anche questo forse dagli animali, e non sappiamo però definirlo. Quindi è difficile dire se l'infinito, se l'universo, è una domanda che molti di noi si sono posti, magari anche da bambini. Se una cosa è infinita, cosa c'è al di là? E se non è infinita, che cos'è che fa che finisca e poi ci sia qualcosa dall'altra parte? Insomma, sono concetti estremamente difficili. In parte sono stati risolti, o chiariti, più che risolti, dalla relatività, dalle teorie geometriche non euclidee, eccetera. Però adesso si sta diffondendo l'idea che l'universo sia euclideo, cioè che sia vera la famosa legge delle parallele, perché sembrerebbe che appunto questi indizi sulla massa dell'universo portino a far vedere che non è molto lontano da essere piatto l'universo, cioè non essere curvo. Cioè, cosa vuol dire che è piatto? Vuol dire che si espande, per quel che riguarda l'espansione, si espande infinitamente, ma ci metterebbe un tempo infinito senza raggiungere dimensioni infinite. Cosa vuol dire questo? Chiaramente non lo sappiamo. Che spreco! Non è venuto mai in mente. Certo che viene in mente. Proprio si domanda per una parolaccia. Ci si domanda perché l'universo è fatto così complicato. È così semplice da un certo punto di vista, perché è quasi uguale da qualunque parte si guardi, almeno così speriamo. Gli astrofisici dicono che il primo principio dell'astrofisica, il primo principio cosmologico, è che l'universo deve essere uguale da qualunque parte lo si guardi, perché se non fosse così sarebbe inutile fare astrofisica e quindi dovrebbero cambiare mestiere. Quindi prima di tutto devono, una specie di giuramento, come i medici, no, che fanno il giuramento di non nuocere, e loro giurano che l'universo è uguale a qualunque parte si veda, se no cambiano mestiere. Scusi, professore, sì, ma penso che sia lo stesso. Ma per gli altri, che sentono tutti, così capiscono la risposta, se no... Per quanto riguarda le osservazioni che vengono fatte, in effetti quello che si vede è il passato, cioè non l'attuale, e quindi le effettive cose che si fanno, nel senso di le mappe e quindi le teorie per quanto riguarda anche le dimensioni attuali, come vengono fatte? Cioè, in effetti il disegno che abbiamo, cioè quello che si vede, che cos'è? È una cosa completamente sfasata nel tempo. Come si riesce? Si riesce a aggiustare questa cosa? Cioè, per avere un'idea di qual è l'effettiva dimensione e la struttura attuale? Sì, beh, entro certi limiti si riesce, cioè si tiene conto ovviamente di questo. Quando diciamo che una certa stella esplosa nel 1054, per esempio, la stella supernova che ha formato la Carnone esplosa nel 1954, attualmente diciamo così per comodità, ma sappiamo benissimo che esplosa circa 5.000 anni prima, perché la distanza di 5.000 anni luce circa, non sappiamo esattamente quanto, ma quindi sono sempre cose relative. Quando si parla delle galassie lontane, che sono distanti miliardi di luce, si vedono come erano allora, e infatti da oltre una certa distanza non si vedono, perché non erano ancora errante, erano invece altre cose, c'erano le quasar, a una certa distanza e poi non si vedono più neanche le quasar, probabilmente erano altre cose che non emettevano onde come noi le conosciamo. Quindi su questo si tiene conto, però se ne tiene conto fino a un certo punto, perché per tenerne conto bisogna riconoscere la distanza effettiva, cosa che non è possibile conoscere esattamente, in quanto quello che noi conosciamo in realtà più facilmente è la velocità di allontanamento. Allora bisogna avere un modello dell'universo, in principio si diceva semplice, la velocità di allontanamento è proporzionale alla distanza, però chi ce lo garantisce? Perché sino a un certo punto possiamo misurare la distanza con altri mezzi e vediamo che è proporzionale, ma oltre un certo punto, dove l'unico mezzo per misurare la distanza è la velocità di allontanamento, nessuno ci garantisce che sia ancora costante, e probabilmente non lo è. E allora dipende da qual è la legge che si suppone che abbia la velocità al variare la distanza, per conoscere la datazione. Quindi effettivamente non è possibile dire che quella sorgente che noi vediamo adesso esisteva tanti anni fa, potrebbe essere nata un miliardo di anni prima, un miliardo di anni dopo, che quando noi supponiamo che ci fosse, non ci fosse già più o non fosse ancora nata. Quindi certamente sono dei grossi problemi, cioè quello che si conosce è una situazione nello spazio-tempo, ma con un'approssimazione, l'astrofisica è una di quelle scienze
in cui le cose esatte sono conosciute al più o meno 50%, come ho detto prima, e qualche cosa può essere conosciuta addirittura, ci sono uno dei parametri fondamentali per l'espansione dell'universo, viene dato normalmente con valore 0,5 più o meno 1%, cioè non più o meno 1%, 0,5 più o meno 1. Cioè può andare da meno 0,5 a più 1,5, il valore più probabile è 0,5, però potrebbe essere benissimo molto di più o molto di meno, è un parametro che è legato appunto alla quantità di massa che attraversa la velocità di espansione, la massa dell'universo, e quindi sono cose estremamente poco conosciute, si ha un'idea generale, un modello vago di queste cose, ma non si hanno delle certezze. Come ci sono delle cose non note anche molto più vicine a noi, non si sa esattamente come funziona il Sole, non si sa come funzionano le macchie solari, se ne ha un'idea abbastanza varia, quindi c'è ancora moltissimo da fare. Anche se in certe cose ci sono delle conoscenze ormai accertate e accreditate, quasi incredibili, per esempio tutti danno per sicuro che la temperatura interna del Sole sia 15 milioni di gradi, anche se nessuno è andato mai a vedere, attualmente non esattamente 15, ma 15 più o meno qualche milione di gradi, ma nessuno vuole credere che sia solo 10 milioni di gradi, perché appunto certe cose andrebbero bene se fosse 10 milioni di gradi, ma sono tante altre che vanno meglio con 15, che si è convinti che sia quello. Però ci sono altre cose anche sul Sole o anche sulla Terra che si conoscono con molto minore precisione di cui non si conoscono affatto. Allora faccio una domanda io anche con il centro culturale. Chi ha letto il volantino che è stato distribuito avrà visto che in terza facciata c'è una specie di poesiola che ha scritto il professore. Ecco, magari possiamo darne una rapida letta se qualcuno se l'ha sapata, se non l'ha vista. Ecco, la domanda è un po' cosa può dire, fatto cosa significa poesia, poi cosa può dire il professore che riflette sulla sua attività? Ad esempio, cos'è che dà la spinta per dedicare tutta una vita allo studio, ecco, di questi fenomeni? E qual è il sentimento che accompagna il lavoro di ricerca? Magari da una letta alla poesia, anche se non sono bravo come... Non avrei mai pensato di fare il lettore di poesie, tantomeno delle mie, ma comunque adesso lo leggo perché sono stato tirato in ballo. Era dedicata a professor Ceccarelli, quale aveva fatto la dedica del mio libro, ma l'ho dedicato a lui in particolare, anche per Cesio, soprattutto a lui. Affacciati alla finestra, credevamo di scoprire un nuovo universo. Abbiamo impiegato anni per capire che sul davanzale c'era un gatto. Il nuovo universo eravamo noi, riflessi capovolti nel suo occhio. Questo ha un mucchio di riferimenti, naturalmente molto personali, anche Ceccarelli. La finestra ovviamente si riferisce alla cosiddetta finestra atmosferica, cioè il fatto che in una certa banda di frequenze si possono vedere quello che c'è fuori, mentre in altre bande di frequenze, per esempio sull'infrarosso o sull'ultravioletto, non si vede molto male, e invece nel campo delle onde radio. Guardando attraverso questa finestra delle onde radio sembra a prima vista di vedere un altro universo, non quello che si è abituati a vedere, perché molte cose sono diverse. Le stelle non si vedono, invece si vedono oggetti nebulose che prima non si vedeva malissimo, alcuni oggetti addirittura si vedono solo nelle onde radio, non si sa cosa siano, cosiddetti campi vuoti, sono andati riducendo naturalmente, però ci sono ancora delle zone dove arrivano onde radio e non si sa cosa ci sia perché otticamente non si vede niente. Quindi questa era l'impressione di vedere un altro universo. E il gatto è un po' complicato da dire, questo appunto è un gioco che ho fatto con Ceccarelli. Una volta ci mandò una cartolina in cui c'era scritto quante gatte da pelare, e la cartolina rappresentava un gatto. Allora da quel momento tutte le volte che io e Bercisi andavamo all'estero cercavamo le cartoline con i gatti, gliene mandavamo. Una volta trovavamo anche una cartolina in cui c'era il gatto che schiacciandogli la pancia faceva quick quick. Non so se vi ricordate, c'era di moda quel cartolino. Quindi era un po' lo scherzo del gatto. Poi c'era anche un altro riferimento, ancora più complicato. Uno dei professori di elettronica più importanti d'Italia, allora, ma credo anche adesso, si chiama Gatti. E una volta fece l'osservazione dicendo che in Italia di buoni elettronici, erano quattro gatti, anzi forse un gatto solo. Quindi c'erano tutta una serie di riferimenti.
e il nuovo universo eravamo noi capovolti, non so, ecco, questo forse si allaccia all'altro discorso. Perché noi guardiamo l'universo? In realtà perché vogliamo guardare dentro noi stessi. E anche questa è una frase che Ciccarelli scrisse una volta, che in fondo l'autotelescopio è solo un grande occhio che serve a guardare dentro di noi. Perché noi ci occupiamo di queste cose? Perché ci dedichiamo a qualcosa di queste cose o altre, perché altre sono quelle di altre cose, magari fanno collezioni di conchiglie, oppure si arrampicano sulla cima delle montagne. È curiosità, io credo sia. Io credo che le molle dell'umanità siano due. La curiosità e il senso dell'umorismo sembra che siano le più forti, poi le altre vengono dopo di conseguenza. La curiosità è la prima, senza curiosità nessuno di noi vivrebbe. Bambini devono cercare di capire cosa si intorno prima di tutto, e poi si continua. Se uno riesce a continuare tutta la vita, beato lui. E l'altro è il senso dell'umorismo. Quando la curiosità comincia a venire meno, le cose vanno prese un po' in ridere, altrimenti poi ci si scoraggia. Credo di aver risposto anche lei. Per dei ragazzi, quali sono le possibilità effettive di arrivare a un lavoro come il vostro con soddisfazione, insomma? Cioè, mi sembra più dei casi molto isolati. Dipende, no, isolati no, perché poi siamo persone come gli altri, non siamo mica degli eremiti. Tanto più che gli autotelescopi si fanno in pianura, gli astronomi ottici spesso stanno sulla cima della montagna, magari del Cile. Però adesso è una prospettiva di starsene a casa, perché il prossimo autotelescopio che fanno in Cile, c'è un grosso osservatorio fatto dagli europei che serve a vedere l'emisfero sud, che naturalmente non si può vedere dall'Europa, e stanno costruendo un telescopio che deve essere comandato per prova, questo è il primo che fanno in questo modo, interamente dall'Europa, cioè può essere utilizzato senza andare in Cile. Là c'è solo il telescopio, il ricevitore che riceve da un satellite, via satellite dall'Europa i comandi, punta il telescopio dove voglio, c'è una specie di telecamera che raccoglie i dati, li trasmette in Europa e poi vengono elaborati qua. Adesso è un esperimento, cioè questo che fanno adesso è un esperimento, ma se l'esperimento riuscirà, tra qualche anno costruiranno un grandissimo telescopio, più grande del mondo, che funzionerà in questo modo. Se invece l'esperimento non dovesse funzionare, vabbè, andranno in Cile come fanno adesso. Comunque, a parte questo, dicevo, le possibilità di lavoro sono, in questo campo sono limitate, perché naturalmente i fondi a disposizione all'astronomia, sia all'astronomia che all'astronautica, sono limitati, perché essendo una scienza pura che non ha applicazioni immediate, gli stati non hanno una grande voglia di dare dei soldi così solo per il gusto di sapere, o contribuire a sapere, perché al giorno d'oggi ormai le scoperte non vengono fatte da una singola persona, da una singola nazione. Come ho detto prima, il più grande telescopio del mondo ormai è formato da tanti telescopi che si trovano uno e fra poco due, perché in Sicilia in costruzione dovrebbe entrare in funzione entro pochi mesi un altro telescopio identico a quello di medicina, e uno è in Svezia, uno è in Olanda, quello che abbiamo visto prima con tanti paraboloidi, che è stato riutilizzato, era di terza generazione, è stato riutilizzato come quarta, quello di Bonn che era di prima generazione, anche se fatto non tanti anni fa, ed è anche lui è stato riciclato come quarta, uno di Jodrell Bank, non quello grosso ma quello un po' più piccolo, che più recente va meglio per le microonde, che viene utilizzato, e poi ci sono 5-6 telescopi americani, alcuni già costruiti precedentemente, alcuni che verranno costruiti nei prossimi tempi. Ah, avevo dimenticato di dire che avevo preannunciato un'eventuale quinta generazione. La quinta generazione potrebbe essere quella sempre tipo WBI, cioè l'interferometro a lunghissima base, ma in cui uno almeno degli ricevitori sia fuori dalla Terra. Ci sono già due progetti, uno russo e un americano, di mandare dei radiotelescopi paragonabili a quelli che ora usiamo sulla Terra, su un satellite, sino a una distanza di circa 30.000 km dalla Terra, stabile, cioè non sta fermo, però ci torna periodicamente, quindi anzi il fatto di muoversi rispetto alla Terra è un vantaggio, perché
permette appunto di cambiare la lunghezza della base, quindi fare tutte le osservazioni intermedie. Questo dovrebbe entrare in funzione, credo, fra pochi anni, e deve essere già in costruzione, almeno quello russo e quello americano, come neanche appunto sia, e questo permetterebbe di estendere le osservazioni appunto da distanza di qualche migliaio di chilometri, come attualmente, sino a qualche decina di migliaia di chilometri, quindi migliorare ancora di 10 volte il potere separatore. Comunque, questi sono progetti grandiosi, però questione di soldi. A Bologna, tanto per dire, esistono ogni anno 3 posti per il dottorato di ricerca in astronomia. Cioè, uno si può iscrivere a laurearsi in astronomia o eventualmente in fisica, con il diritto astrofisico, che solo a Bologna e a Padova c'è la laurea in astronomia, nelle altre università non c'è, però uno può fare la laurea in fisica con il diritto astrofisico, che è circa equivalente. E quello è libero, accesso a tutti, però insomma, non è che se si iscrivono 500, dopo ci stanno 500 nuovi astronomi. Invece il dottorato di ricerca è già una cosa che viene fatto dopo la laurea, è già una cosa che prevede, non sicuramente, ma quasi sicuramente, un impiego nel campo, e quelli però sono solo 3 all'anno a Bologna e credo altrettanti a Padova, quindi sono alcuni, diciamo una decina di persone all'anno che possono avere speranza di entrare in questo campo. Naturalmente dipende dalle capacità, dalla voglia, e in ogni caso non si guadagna molto, ecco, a fare gli astronomi o comunque il ricercatore universitario, non è che si guadagna molto, si guadagna più o meno come gli statali, ecco, come un discreto posto statale. Certo che è più divertente che fare l'impiegato del catasto, questo è fuori discussione, senza nessuna offesa per eventuali impiegati del catasto presenti, con il massimo rispetto, ma certamente dà più soddisfazione fare mappe dell'universo che fare quelle delle campagne circostanti. Io delle domande, professor Sirigliano, non gliele vorrei fare, andiamo a letto. E vorrei soltanto spiegare il disegno che ho fatto, soltanto essenzialmente della galassia. Prima non abbiamo spiegato come, abbiamo parlato di raggi sorgenti, però non abbiamo spiegato come avviene l'emissione della raggi sorgente. Qualunque raggio sorgente, nel caso sia la Luna, che emette per la differenza di zona, di temperatura del cielo, tra differenza della zona fredda del cielo e la Luna, e tutte le radiosorgenti emettono per effetto di sincrotrone. Cosa vuol dire l'effetto di sincrotrone? Vuol dire che gli elettroni relativistici, ossia gli elettroni che viaggiano prossimo alla velocità della luce lungo le linee del campo magnetico, perdono la loro energia cinetica e di conseguenza hanno un rallentamento. In quel momento lì emettono appunto un mucchio di onde radio, tipo di plasma, detto così perché copre tutte quante le frequenze di onde radio, dalle più basse, appunto, come diceva, con qualche millimetro, arrivare fino a qualche metro. Ecco, io lì avevo fatto prima schematizzato un pochettino, diciamo, l'ultima teoria della galassia, di come funziona una galassia. Naturalmente. No, forse aspetta un attimo che dobbiamo precisare, cioè, le galassie si dividono in diverse categorie. Le galassie più comuni, come la nostra, sono le cosiddette galassie spirale. Però c'è una buona percentuale di galassie che non sono spirale, chiamate di solito o galassie ellittiche o regolari. Le regolari sono a parte perché quelle non sa bene cosa siano. Ma le galassie ellittiche sono le galassie in cui ci sono, almeno sino a poco tempo fa, si credeva che non ci fossero gas, fossero solo stelle. In realtà poi questo non è forse vero del tutto. Comunque, mentre le galassie spirali emettono tutte onde radio, in piccola quantità, ma tutte, perché nei gas che stanno tra stelle e l'altra ci sono appunto elettroni liberi, i campi magnetici, si ha l'effetto sincrotrone. Mentre nelle galassie ellittiche non dovrebbero emettere, perché non avendo gas non dovrebbero esserci elettroni liberi. E invece alcune di queste, non tutte, ma alcune emettono ed emettono ancora di più delle altre, cioè hanno un'emissione molto forte, vengono chiamate radiogalassie, le singolate proprio perché hanno un'emissione molto forte, in queste appunto c'è un meccanismo. E della stessa categoria sono sostanzialmente, anche se apparentemente sono molto diverse, ma si è accertato che in fondo sono la stessa cosa, le quasar, cioè le galassie quasi stellari, di cui non si vede la parte esterna, le stelle che stanno intorno, semplicemente perché la parte centrale è talmente luminosa che le copre.
Ecco, e questo è un meccanismo che può essere, non è che sia sicurissimo, ma uno dei meccanismi proposti è questo che adesso sta spiegando. Ecco, naturalmente, come dice le professioni Gaia, sono classificate le galassie, tutte le galassie elittiche. E... No, non tutte, ma quelle che emettono, perché sono moltissime che non emettono. Però, generalmente, no, no, tutte... No, 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 no. Cioè, sono... No. Lasciamo perdere l'argomento. Non emettono per niente. No, bene, no. E allora, il procedimento, diciamo, uno degli ultimi, perché sempre... la cosa è sempre in evoluzione, e di una galassia, è questo qui, che si presume che nell'interno, della tanto la galassia è formata, come dicevamo prima, da miliardi di stelle, gas e materiale, cosa va, e nell'interno della galassia si presenta un buco nero. E che cosa farebbe? Cosa sarebbe questo buco nero? Questo buco nero è chiamato buco nero perché attualmente non si vede, e generalmente dovrebbe essere una stella e neutroni, ossia una supernova che è collassato, almeno per fare il funzionamento della galassia dovrebbe essere almeno 8 volte il Sole, che più 10 alla... No, un momento, anche più, anche qualcosa, perché i buchi neri, d'accordo che il buco nero è una grossa concentrazione di materia così così condensata che non può emettere radiazioni, quindi sembra nera, diciamo, non si vede, come se non ci fosse per noi, però ha degli effetti locali di gravità molto forti che possono provocare questi fenomeni. Però ci sono due tipi, almeno quasi sicuri, in realtà sono stati ipotizzati tre tipi di buchi neri, quelli piccoli che probabilmente non esistono, quelli medi e quelli grandi. Quelli medi sono appunto di massa di... Ma quelli medi, no, io non so le grandezze e le masse in cose, perché sono sempre i paragoni, diciamo, la massa del Sole è quello che è, non lo ricordo. I buchi neri medi hanno una massa che è un po' più grande di quella del Sole, una volta e mezzo, due volte, cinque volte, dieci volte, ma comunque più grande di quella del Sole, ma non di molto. Poi ci sono dei buchi neri grandi che possono avere anche milioni di volte la massa del Sole, e sarebbero probabilmente quelli che si trovano nella radiogalassia. Cioè nelle galassie normali ci sono dei buchi neri, probabilmente, non ho detto che ci siano, ma probabilmente sono buchi neri piccoli, cioè medi, ma nelle radiogalassie probabilmente sono dei buchi neri grandissimi, comprendenti milioni, forse miliardi di stelle che sono state ingoiate da un buco nero. Oppure può darsi anche che sia, non sia vero, perché alcuni hanno questa opinione, che i buchi neri siano accresciuti mangiandosi le stelle, però altri pensano invece che sia il contrario, che siano le galassie che si sono formate intorno a un buco nero primordiale, cioè formatosi nel momento del primo universo. E questo è una cosa, al momento non si può sapere se è vero l'uno o vero l'altro, potrebbe essere anche vero tutte e due in certi casi. E quello che sembra non sia vero è che ci siano i buchi neri primordiali piccoli, che quelli sono stati ipotizzati per spiegare alcune cose, ma non hanno molto senso. Invece questi grandi, c'è una buona probabilità che nelle quasar, nelle radiogalassie ci sia all'interno un grosso buco nero, e probabilmente nelle galassie normali ce n'è uno o piccolo, oppure può essere anche molto grande, ma aver consumato tutta la materia che era intorno, per cui ha perso la sua attività. Questa è una delle alternative che attualmente stanno discutendo. Comunque, il meccanismo che c'era, il gas che escono, cioè escono dal buco nero, sembra strano, perché dice il buco nero non può uscire la luce come fanno uscire i gas. In realtà non escono dal buco nero, escono dalla zona circostante, dove la materia in parte viene assorbita e in parte viene buttata fuori dalla radiazione. E questa va a distanza di milioni di anni luce, e qualche milione, non molti, e viene frenata dal gas intergalattico, insomma, e a un certo punto emette la sua radiazione sotto forma di luce, ma poca, soprattutto le onde radio. E il cigno, per esempio, che è uno dei soggetti più forti, emette due di questi getti e direzione opposta, e già quindi due zone emittenti con la galassia in mezzo, cosa che era stata scoperta già negli anni 50, però allora non c'era nessuna spiegazione, sono state tentate varie spiegazioni che però non erano poi confermate da altri esperimenti. Sì, la prima che è stata vista dal punto di vista ottico è un'altra caratteristica delle galassie, si può misurarne, diciamo, il decadimento delle galassie appunto vedendo che la zona centrale non emette più, e gli elettroni, che ossia il plasma lì, che insomma ci rimangono gli elettroni che servono appunto
in quella zona, che è scritto zone calde, ci rimarrebbero le due macchie punte che si possono vedere anche lì nella galassia del Cygnus Strato. Difatti lì sembrerebbe che la parte emittente sia più le due zone calde laterali, che sia esaurita la galassia. Ma del resto anche anche quello. Anche lì c'è il nucleo brillante che emette, però emette solo una parte, detto, la maggior parte viene emessa da una nuvola che si trova a 20 primi in pari di distanza, sono abbastanza lontana, e, no 20 secondi, che probabilmente è solo gas, però emette di più della parte centrale più potente. E così poi si capisce il decadimento di una galassia naturalmente perché la frequenza, c'è ancora una frequenza verso il basso, man mano che la galassia si dolorisce. Sì, perché diminuisce l'energia delle perché più forti vanno gli elettroni, più forse la luce. Non si sa bene come sia l'evoluzione delle galassie, conosce abbastanza bene l'evoluzione delle stelle, perché le stelle sono molto osservate, sono moltissime, e si può fare, non si vede l'evoluzione di una singola stella, l'unica di cui si è vista è la supernova dell'anno scorso, è l'unica stella di cui si è visto una variazione forte in un tempo breve. E si conosceva anche prima, perché le altre supernove sono state viste solo al momento dell'esplosione, ma prima non sapeva come fosse. Poi invece era nota da prima, quindi si è visto cosa è successo, ma è l'unico caso, non è le stelle, si vedono, però si può fare lo stesso le previsioni sull'evoluzione delle stelle, classificando le stelle esistenti, che sono miliardi, in tante categorie e cercando di capire quali siano i meccanismi che permettono di passare da una categoria all'altra nel tempo. Mentre per le galassie questo non si può fare perché le galassie sono anche miliardi, però i tempi di evoluzione sono così lunghi che anche classificandole non si riesce a capire in che senso vanno. Una volta dicevano che le galassie ellittiche erano galassie vecchie che avevano perso il gas, adesso invece sembra semmai che siano galassie più giovani che non hanno ancora formato, insomma non si capisce bene. Un'altra stranezza che del punto delle galassie che volevo dire è quella pendice contorta, appunto, che sembrerebbe che, perché appunto vista dal lato della radio, e c'è un leggero tremore la galassia. Quello sembrerebbe che naturalmente la galassia ruota su se stessa, però che ruotasse anche attorno a un altro corpo, ossia attorno a un'altra galassia, dato che questa pendice forma come... Ruotano di solito intorno al centro dell'ammasso, se sono galassie di ammasso, di solito ruotano intorno alle galassie giganti o alla galassia gigante che si trova al centro dell'ammasso. Infatti noi probabilmente ruotiamo con la Terra, oltre che la Terra su se stessa, poi intorno al Sole, poi intorno al centro della nostra galassia, probabilmente ruotiamo intorno alla galassia centrale di Virgo A, che è la sorgente Virgo A, che è una galassia gigante, si trova al centro di un ammasso e che a sua volta è il centro di un superammasso di cui facciamo parte anche noi. Quindi c'è tutta una gerarchia di cose. E questo sembra sinora abbastanza sicuro. Poi, su scala più grande invece sia solo un'idea vaga di come sono distribuite le galassie, ma non è, si sa per come si muovono. Io volevo dire un'altra cosa, una domanda che volevo fare. E, naturalmente quando c'è avuto l'evento del Big Bang, che si è poi creata la materia, naturalmente c'è una cosa che non si può creare materia senza creare antimateria. E di questo io volevo dire. Questa è un'altra delle domande da premio Nobel. Se sapessi perché si è creata la materia e non l'antimateria, avrebbero già... Ecco, naturalmente in laboratorio si può creare l'elettrone, se non il suo compagno, positone. Di conseguenza, tutta l'antimateria, dove è andata a finire? Considerando che si sono avuti gli scontri di galassie anche più lontane, e naturalmente avendo un collasso tra materia e antimateria, si ha una nuova esplosione, diciamo, dell'antimateria. E di conseguenza, con una forte emissione, i raggi gamma. Di conseguenza, i raggi gamma ricevuti sono pochissimi, e dove è andata a finire tutta l'antimateria? Questo che è il problema che si domanda. Alcuni sono per una soluzione tipo, diciamo, particellare, se vogliamo, cioè si attaccano alle teorie fisiche più avanzate sulle proprietà delle particelle elementari e cercano di trovare delle asimmetrie, cioè delle ragioni per cui un certo tipo di materia formata da elettroni negativi e protoni sia più probabile di quell'altra, basterebbe una piccolissima simmetria, perché una volta che, diciamo, supponendo che ci fossero inizialmente 100 particelle di materia e 99 di antimateria, è chiaro che tutte le volte che se ne incontrano due di materia e antimateria si distruggono, si trasformano in radiazione, la quale a sua volta prima o dopo si ritrasforma in materia, se le condizioni sono quelle opportune, e
se la probabilità è sempre un po' di più, cioè basta una piccola simmetria per far sì che con un certo, dopo un certo periodo tutta la materia prevalga e l'antimateria sparisca. Però nessuno ha dimostrato che esista veramente questa simmetria, non è impossibile che ci sia, ma non è stato dimostrato. L'altra ipotesi è quella che esista effettivamente l'antimateria, che però si siano isolate la materia e l'antimateria in zone molto lontane tra di loro col vuoto in mezzo. Questo però sta diventando poco credibile perché la struttura dell'organizzazione delle galassie è tutt'altro che formata da isole con il vuoto in mezzo, ma è formata da una specie di ramificazione di alveo, di spugna, dove ci sono delle zone vuote, ma non sono tra una galassia e l'altra, sono contornate da galassie, quindi sembra abbastanza difficile pensare che le galassie di materia e quelle di antimateria siano messe in posizioni completamente diverse e che quindi non si incontrino mai. Appunto, una delle ipotesi famose che di Hoyle, che fu contraddetta da Ceccarelli quando prima ancora di occuparsi dell'astronomia si occupava di ricerche con i palloni stratosferici, era quello che il cigno A fosse formato da una galassia di materia che si scontrava con una di antimateria. Ma questo è dimostrato mai che non è possibile. Poi, visto che adesso che con VMBI moderne si vede all'interno del cigno, si vedono i dettagli che una volta si immaginava neanche, è chiaro che il meccanismo non è quello. Ma resta sempre il problema, appunto, perché ci sia la materia e non l'antimateria. Non abbiamo la minima idea, in realtà. Mi sembra che sia la teoria della simmetria, almeno per ora non è fondata, è abbastanza inverosimile quella che ci sia l'antimateria che non si incontri mai con la materia. Quindi la ragione vera non sa nessuno. L'unica cosa è che tutti i fenomeni fisici sono legati a probabilità, cioè hanno delle cose statistiche, delle fluttuazioni statistiche, quindi l'unica spiegazione potrebbe essere quella che casualmente c'era più materia che antimateria. Perché la velocità della luce di 320 km è un limite invalicabile? Non c'è nessun altro oggetto che viaggi a 350.000? Anche queste sono cose da premio Nobel. I risultati dei fisici che hanno ipotizzato l'esistenza di particelle cosiddetti tachioni che andrebbero a velocità superiore per la luce, ci hanno studiato sopra, però insomma non ci ha cavato un tachione dal buco e non ha preso il premio Nobel. E quindi per il momento non si sa. Con le proprietà attualmente conosciute non è possibile andare a velocità superiore, cioè non è che non sia possibile andare a velocità superiore alla luce, non si può andare alla velocità della luce. Teoricamente si potrebbe andare a velocità superiore, però bisognerebbe esserci sempre, cioè non bisognerebbe mai attraversare la velocità della luce. Si può andare vicino quanto si vuole, ma non si può attraversare. Quindi se esistono le parcelle che hanno la velocità più alta della luce, probabilmente sono per noi inconoscibili e quindi come se non ci fossero. Probabilmente se esistono veramente, ci sono degli organismi fatti di particelle che vanno a velocità più alta della luce, per loro noi non esistiamo, insomma, soliti discorsi. Però c'è un problema un po' più terra a terra, se vogliamo, anche se nelle galassie, che è quella delle cosiddette velocità superluminali. Cioè ci sono molte osservazioni fatte recentemente sulle radiogalassie, in particolare con il sistema VLBI, che riescono a vedere non solo la radiogalassia ma dei dettagli abbastanza piccoli della radiogalassia, si vedono spesso delle cose che sembrano delle nuvolette di fumo che escono da una radiogalassia e si allontanano con una velocità così alta che è possibile in pochi anni vedere gli spostamenti. E hanno fatto i calcoli supponendo di conoscere la distanza, che non è sicuro, ma comunque supponendo che la distanza sia quella stimata, verrebbero fuori delle velocità che sono qualche volta, anche 3 volte, forse anche 10 volte più alte di quella della luce. Però di questo è stata data una spiegazione dovuta sia all'angolo della prospettiva con cui si vede, è una cosa molto complicata, però io devo dire la verità che l'ho capita poco, quindi tanto meno posso spiegare. Però c'è questa possibile spiegazione che non richiede l'esistenza di particelle superiore della luce. Comunque è uno dei fenomeni anche questo più controverso in questo momento. Non ci bisogna fare delle domande. Io però
non bisogna poi avere troppa pazienza, no, nel senso che se le persone stanno qui in classe ci sarà anche io da tanto che tutte le teorie sono si porta dietro, no ma non mi piace, no ma gli altri se non sento la domanda si portano sempre dietro l'idea di spazio e di materia che noi non sappiamo bene, insomma spazio e materia, cioè non ancora, io non ho ancora visto un'analisi seria del concetto di spazio, mentre esiste chiaro il concetto di tempo, il concetto di spazio. Non sono molto d'accordo. Anche del concetto di tempo non è facile dare una definizione, anzi ci sono autorevoli persone come Sant'Agostino che ha detto proprio che non si può fare tutto meno che dare una definizione. Comunque questo è un discorso diciamo di tipo filosofico epistemologico, cioè si può discutere di una cosa senza sapere di cosa si sta discutendo? E la risposta generale è sì, perché se no non dovremmo parlare di niente, dovremmo ridurci al livello degli animali, i quali si comportano istintivamente, almeno in gran parte, perché non è poi vero, perché un po' di intelligenza ce l'hanno anche loro. Ma se noi volessimo prima di dire qualche cosa, sapere esattamente tutto il significato di tutte le parole con cui lo diciamo, rischiamo di fare come quelli che non so se conosci quel giochino che consiste nel prendere una frase qualsiasi e poi sostituire ogni parola con la sua definizione presa dal vocabolario. E poi si prende quello che viene fuori e ogni parola sostituisce con la definizione presa dal vocabolario. Questo si può continuare quanto si vuole. Da una frase di 5 parole alla fine di uno c'ha 100 pagine ed è assolutamente incomprensibile perché viene fuori delle cose addirittura già al primo tentativo viene fuori della roba ridicola, al secondo viene fuori della roba che non ha più nessun senso, cioè se noi ci perdiamo a definire tutte le volte che troviamo la parola spazio, che cos'è lo spazio, quando sarà la parola tempo cos'è il tempo, poi dovremmo fermarci a definire la parola definizione e poi definire la definizione definizione definizione, cioè si va all'infinito senza concludere niente, quindi a un certo momento bisogna usare dei metodi, non so, mia figlia forse non saprebbe spiegare meglio di me che studia filosofia, ma di tipo cosiddetto operativo, pragmatico, dice questo è pane, non so bene cosa sia il pane, non so come faccio a germogliare il frumento, però siccome ho fame lo mangio, siccome mi interessa sapere come è fatto l'universo, non so bene cosa sia lo spazio, non so bene cosa sia il tempo, non so bene cosa sia la materia, non so bene cosa siano le forze, non so bene cosa sia la carica elettrica, però conosco alcune relazioni tra queste cose e sfrutto queste relazioni per quanto possibile perché estendere la mia conoscenza. Se uno pretende di conoscere il principio di tutte le cose rischia di cadere in quelle deviazioni di tipo omistico, e vabbè, insomma quelle almeno non fanno male, ma peggio sono quelle di tipo, non so, alchimia, astrologia, ce ne sono tante di cose di questo genere, nazismo, tutte queste cose, che credono di risolvere in un colpo tutti i problemi, la magia, sono tutte cose, tutte deviazioni del ragionamento umano che credono di risolvere in modo semplice delle cose che in realtà sono complicate. In realtà vediamo che quando la scienza affronta dei problemi non semplifica le cose, le complica, perché ci risponde a qualche cosa e ci fa 10 domande per ogni risposta. Quindi non so se sia utile, diciamo, non dico che non abbia senso, certo che ha senso domandarsi cos'è lo spazio, sono stati scritti tanti libri sull'argomento cos'è lo spazio, cos'è, cioè, a parte scritti filosofici, cose esistono anche a livello semidivulgativo, c'è una serie di libri americani, mi pare che tu l'abbia tradotti anche in italiano, che si chiamano il concetto di forza, il concetto eccetera. Io ho letto uno, mi pare che era il concetto di massa. D'accordo, sono dei tentativi di spiegare quali sono i problemi, ma non di dare soluzioni. Perché quello che ho letto io che parlava del concetto di massa, alla fine arriva alla conclusione che l'unico riferimento sicuro è quello della forza muscolare, che dice la massa è quella cosa che fa sì che la velocità, no, l'accelerazione
sia eccetera eccetera, la forza. Però la forza, che cos'è? La forza gira e gira, si torna, o si torna a usare il concetto di massa che non si è definito attraverso la forza, allora è chiaro che è un anello chiuso che non serve a niente. Oppure si va all'intuizione, dice la forza è quella cosa che si ha quando si spinge, ecco. Come diceva Ceccarelli in un suo libro semi-umoristico, se io, se dall'altra parte della porta c'è un leone che spinge, io spingo anche, non faccio un lavoro perché la porta sta ferma, però c'è tutta una forza, insomma, sono quei concetti fisici che uno si capisce così, con delle battute, però se deve poi spiegare, li spiega con altre cose che a sua volta poi non sa come definire. L'antimateria è abbastanza semplice in realtà, cioè la materia, materia ordinaria, cosiddetta, è formata da nucleoni e elettroni. I nucleoni si formano nel nucleo, sono riuniti a formare il nucleo, ci sono i neutroni che sono neutri, e vabbè, non hanno carica elettrica, poi ci sono i protoni che hanno carica positiva, gli elettroni invece hanno carica negativa, negativa positiva totalmente arbitraria, però una volta è stata stabilita si chiama. Questa è una materia ordinaria. Si è scoperto già dagli anni 30 che era possibile con certe interazioni tra particelle produrre degli elettroni positivi. Poi successivamente, dopo qualche anno, si è scoperto che si poteva produrre anche dei protoni negativi o antiprotoni. Allora, uno può ipotizzare che si possa fare un nucleo formato da antiprotoni e mettere intorno degli elettroni che formano positivi, che quindi sono antielettroni, e ottenere un nucleo di antimateria, cioè un atomo di antimateria. Ora, che si possano formare degli atomi di antimateria nessuno in realtà lo ha dimostrato, però gli antiprotoni non solo si possono formare attualmente, ma esistono delle macchine che sono in grado di conservarli. Cioè per mezzo di campi magnetici, di campi elettromagnetici combinati opportunamente, si possono far circolare, tenerli fermi non si può, perché appena toccano la materia si distruggono, si trasformano in energia. Però se vengono fatti circolare nel vuoto per mezzo di campi magnetici che li tengono sollevati, diciamo, che non li fanno toccare il tubo, e accelerati con campi elettromagnetici che gli danno una spinta e li fanno recuperare l'energia che andrebbe persa per radiazione elettromagnetica, questi possono circolare anche per delle ore, quindi si può avere una certa quantità di antiprotoni dentro un tubo lungo parecchi chilometri con campi magnetici intorno, e quindi ci sono dentro, tant'è vero che si possono poi estrarre, fare degli esperimenti, fare delle reazioni. Gli elettroni addirittura si può far circolare nello stesso tubo contemporaneamente, elettroni in un senso e antielettroni nel senso opposto, in modo che ogni tanto si scontrano tra di loro e producono radiazione. Quindi sono cose che esistono veramente, però appunto, come dico, sono prodotte artificialmente, in natura non esistono, però potrebbero esistere, non si sa perché non esistono in realtà, cioè non possono esistere da noi perché appena ci sono si autodistruggono colpendo la materia, però quando si è formata inizialmente la materia non si sa perché non si sia formata un'uguale quantità di antimateria, quando le proprietà di queste particelle e antiparticelle sono identiche, l'unica differenza è la carica, ma per il resto sono identiche, hanno la stessa massa, la stessa rotazione angolare, lo stesso campo magnetico, tutte le altre proprietà sono uguali, quindi non si capisce perché si è formato l'uno e non l'altra. Comunque questo è uno dei problemi più grossi con l'assoluto. Un'altra domanda io. Qualcosa ha già accennato lei prima, ma mi interesserebbe un po' approfondire il problema dei modelli matematici, come vengono elaborati in astronomia, proprio per il fatto che nelle scienze fisiche di solito, una volta che è stata elaborata la teoria, si dice che si cerca di trovare una conferma sperimentale. Ecco, dato che qui si parla di fenomeni che sono su scala decisamente enorme, no? Mi risulta che non si riescano a fare, ad esempio, a riprodurre delle galassie in laboratorio, tanto per fare dire una cosa assurda. Ecco, allora vorrei sapere in che maniera ci si regola, in che maniera, ecco, si riesce a trovare una conferma
alle cose che dicono le formule. Ma entro certi limiti si può, cioè sono stati fatti dei modelli, naturalmente non si può costruire una galassia in laboratorio materialmente, però si possono fare dei modelli matematici del funzionamento fisico di una galassia che suppone vero e provare col calcolatore. Sono stati fatti con enorme successo. Per esempio, sono stati fatti dei modelli abbastanza semplici, pigliando una supponendo di dare, dando praticamente delle tabelle tridimensionali al calcolatore, cioè si dice nel tal punto, nel tale quadratino, nel tal cubetto c'è tanta materia, in altro c'è tanta materia e così via. Se uno dà a suppone di avere una massa di gas con densità assegnate nei vari cubetti, poi prende questo gas e lo fa girare, gli dà un certo momento angolare, quindi fa sì che giri. E poi stabilisce la regola che quando all'interno di un cubetto la densità supera un certo valore limite, la materia contenuta in quel cubetto si trasforma da gas in una stella, cioè sempre se gas è anche la stella, ma è enormemente più denso. La densità media di una stella può andare più o meno da quella dell'acqua a molto più grande, a molto più piccola, a seconda dei casi, ma comunque è una densità ragionevole, mentre il gas da rifatti nello spazio sono pochi atomi per centimetro cubo, invece in una stella la densità paragonabile a quella che c'è nell'acqua, nel Sole, la densità media è più o meno come quella dell'acqua. Quindi sono anche delle stelle a densità enormemente superiore, le altre che hanno meno, ma comunque questo genere. Ora, se si suppone che appunto questi cubetti, in questi cubetti dove la densità aveva superato un certo valore limite, sempre molto basso, però improvvisamente o un certo tempo si condensi e formino una stella, e si fa andare avanti questo un programma di calcolatore che prende una certa situazione, va a vedere nei vari cubetti come stanno le cose, poi decide la situazione successiva tenendo conto che deve girare e che non so, e quindi ci avrà una certa forza centrifuga eccetera, tenendo conto di la gravità di tutto l'insieme, insomma tiene conto di tutti i parametri principali. Ecco, quando uno fa una fare del genere e fa girare delle stelle già formate, mescolate col gas, e fa girare, dopo un po' di tempo che gira, viene fuori una nebulosa spirale. Io l'ho visto, visto un filmino che ha fatto un americano molti anni fa, sul monitor del calcolatore, inizialmente si vede una nuvoletta con dei puntini, poi questi girano, in principio sono irregolari, poi mano a mano che girano, a un certo punto si vede la forma della nebulosa spirale. E questo è un modello matematico che ha avuto successo. Adesso ne fanno degli altri, ancora più complicati. Per esempio, sono state trovate delle galassie stranissime, di forma stranissima, non a spirale, ma di forma strana. Hanno fatto delle ipotesi. In un caso, per esempio, hanno pensato che potesse essere lo scontro tra due galassie. Una galassia che ha colpito un'altra e l'ha deformata, o gli è passata vicino e l'ha deformata in un certo modo. Allora, per verificarlo, hanno fatto un modello ragionevole di questo incontro, l'hanno messo nel calcolatore e poi l'hanno fatto girare, tenendo conto appunto degli effetti gravitazionali, eccetera, e alla fine hanno ottenuto, se il modello era quello buono, alla fine hanno ottenuto una cosa che era quasi identica a quella della fotografia, quindi si possono fare. Poi, ovviamente, questo è un tipo di modelli, poi ce ne possono essere degli altri, a scala dell'universo, per esempio, come dicevo prima, siamo ben lontani da avere un modello unico dell'universo. Sono diversi modelli in discussione, poi ci possono essere cose più semplici come mappe, per esempio, che possono essere calcolate con certi algoritmi, cioè certi metodi di calcolo. Si può, dando delle informazioni che di per sé non ci dicono niente, però elaborate in modo opportuno, danno fuori delle cose che sono, diciamo, come se le vedessimo a occhio. Ecco. Ma questo, diciamo, è più che modelli, si tratta di veri e propri metodi di elaborazione dei dati, di pulitura dei dati. Professore, nelle ultime notizie da giornali, insomma, sembra che la forza newtoniana, cioè quella di gravità, non sia veramente come dovrebbe essere. Sì, c'è la storia della quinta forza. Sì, ma sembra quasi, in effetti, che la precisione delle osservazioni faccia diventare le cose sempre meno precise, cioè nel senso sempre... Ma è una cosa molto, secondo me, ancora molto allo stato iniziale. Perché stanno facendo, c'è un'ipotesi appunto secondo cui ci sarebbe una forza repulsiva, mi pare,
con un raggio d'azione di qualche chilometro, qualche decina di chilometri. Cioè la legge di gravitazione varrebbe per le grandi distanze, ma non per quelle medie, diciamo, perché quelle piccole poi ci sono altre forze, le forze nucleari, eccetera. Stanno facendo degli esperimenti cercando di misurare accuratamente la gravità in vicinanza di montagne, di posti dove si conoscono lo spessore degli strati geologici, eccetera, in modo da calcolare con grande precisione la gravità teorica e verificare se è uguale a quella misurata. Però io ho l'impressione che sinora non siano misure fatte che abbiano una precisione tale da poter mettere tutto d'accordo. Comunque non sarebbe niente di tragico, perché sì, che le forze della natura siano più di una, ormai lo sappiamo, si cerca di unificarle, però non è tanto facile, non è neanche detto che non ci siano delle altre che si non hanno conosciute, non c'è da scandalizzarsi, però direi che hanno fatto un po' più clamore di quanto meritasse per il momento. Se la cosa risulterà vera, bene, prenderà il premio Nobel, però se non risulterà vera, verrà dimenticata come tante altre pseudo scoperte della fisica, che ogni tanto gli storici della fisica si divertono ad andare a cercare qualche cosa che era stato scoperto anni fa e poi è stato ricoperto perché il risultato che non era vero, come la RGP per esempio, che erano famosi, o RGP o RGN, non so come si chiamava, che nel principio del secolo scoprirono dei raggi, però questi raggi avevano delle proprietà così strane che alla fine si convinsero che non esistevano affatto. Direi di andare alla conclusione. Quindi io vi ringrazio per l'affluenza che è stata numerosa, per l'attenzione, spero che gli argomenti trattati siano stati di vostro gradimento. Ringrazio le persone che ci hanno aiutato molto bene con tutte le apparecchiature e naturalmente soprattutto il professor Gianfranco Senigallia, che ci ha dedicato un po' del suo periodo di ferie per farci conoscere una branca della ricerca scientifica, in particolare un metodo di osservazione del cielo che sicuramente era sconosciuto, penso, ai più. Bene, grazie e buonanotte.